degli occhi tuoi blu. Ricordiamo che il traffico è rallentato e saliamo sulla statale 1 via Aurelia. Dalle code che segnalavamo tra Cesena e Riccione verso Ancona. Scappata da una gabbia lasciata aperta, una tigre del Bengala ha optato per una passeggiata estiva lungo le strade di New York, seminando il panico tra la gente. Camera d'albergo, ombrellone, persino gusto di gelato uguale da 10 anni. Questo sarebbe l'identikit dell'italiano in vacanza. A Baghdad, 5 le vittime, compreso il kamikaze, a Mosul per un'autobomba. Kravitz con California. Il ministro dell'agricoltura ha visitato la bonifica delle campagne pisane ed ha ricevuto il gonfalone del comune di Vecchiano, raffigurante un colosso saldamente appoggiato al monte con i piedi nel mare. Egli è il Serchio, fiume denso di storia e di sacrificio, le cui genti sono votate con solerte audacia alla causa fascista. Questa è terra d'acqua. Il lago, il fiume ed il mare la circondano quasi a nasconderla allo sguardo, e proprio questo senso di segretezza e di pace ne hanno fatto la dimora della nobile stirpe dei duchi Salviati, come della casa reale durante il periodo estivo del divino D'Annunzio e del grande Puccini. L'acqua è il destino di questa terra e a volte è la sua condanna. Ma la tecnica ed il lavoro porteranno a queste genti la certezza della vittoria sugli elementi, un nuovo spazio vitale e nuove prospettive per il futuro. Il mio nipote Renato Cotulli, il mio nipote e Renzo, il mio marito, io e la mia bimba, e ci si voleva tanto bene. Gli dicevo: Alvaro, felice come noi, c'ho la mia bimba, felice come io non c'è nessuno, dicevo io, neanche il Duca Salviati. Questo gli dicevo. Venivo da Pisa e gli ho detto, l'ultima volta sono tornata a Bocca di Serchio e là ho trovato questo giovanotto, dopo 3 giorni ci siamo fidanzati. Ora, dico 3 giorni, ma insomma pochi giorni. Siamo fidanzati, siamo stati fidanzati 5 anni, ci siamo sposati, eravamo felici. E invece è andata così. Cercavano mio marito, i tedeschi. Ero lì con lui, eravamo sotto il capannone sfollati. Appari questi tedeschi, si era mangiato da allora. Allora io avevo lei piccolina, l'aveva presa su babbo, l'aveva un collo. E allora loro puntavano per portarli via. E lui piangeva: Alvaro, ti vengo accompagnare? Dice: no, non ci venire. Io per non avere rimorsi non ci andai dietro. Però dopo 3 minuti si sente uno sparo. E allora io e la mia mamma si parte, dopo cominciò a scurire, si parte, si va a vedere se si usciva di vederli alla casa. Quando ci si avvicinò, dissero i tedeschi: no, come dire, un vita avanti, perché ci faceva caputi, si ammazzavano. Beh, e allora cosa si fa? La mattina
si riparte. La sera tre volte ci si passò di lì, non si riuscì a vederli nel fosso. La mattina si riparte per andare a vedere se si vedevano alla casa. Allora disse alla mia mamma, mamma, sento un puzzo. Dice, ma cosa vuoi che sia? Dice, avranno ammazzato qualche bestia. E invece feci altri tre o quattro passi, c'era il mio marito e nel fosso, col fazzoletto in mano, tutto lungo lungo. E mio fratello sul ciglio della fossa, senza testa. Ci sono stati 19 giorni nel fosso d'acqua. Si copersero con una cosa, con una forcinata di paglia, perché li mangiavano tutti gli animali. A 19 giorni hanno preso un lenzuolo, gliel'hanno messo sotto e l'hanno tirato su. Tutto questo. La gente partiva per i campi quando si alzava il sole e rientrava a mangiare quello che c'era e poi ritornava nel campo e rientrava quando il sole se ne andava. E noi davamo la vetta e ci veniva al paese, quando? A cosa fa? Eravamo autarchici anche, perché si faceva tutto con quello che avevamo, si comprava poi nulla. La domenica e mio babbo caricava me e mio fratello sulla canna della bicicletta e ci portava alla messa. E poi si ritornava a casa e finito lì. L'epoca era quella, usi e costumi erano quelli, la miseria abbondava, per conseguenza si sopravviveva. Ci si passava una volta col cavallo perché portavano la roba alla fattoria, o se una volta non c'era la scuola ci portavano a monte. E se no che ci andava a Nodi, a Vecchiano, sì. Ma la ventre, e il giro era lì. E poi dopo la gente è andata a militare, è ritornata, ha raccontato. E insomma, i più giovani stavano attenti, insomma, e scoprivano che il mondo poi non era che finisse a Nodica. Io ci sono venuto lì, avevo 40 giorni, quindi si può dire sono nato lì, ingenerato sotto la fula di un baschetto. Ecco perché è diventato. Ma mi vuoi insegnare a me? Io sono nato sotto la fula del baschetto, del navicello di mio padre. Mio padre ne aveva 5 dei figlioli. E la mia mamma fece, un marino. Ma da cena, questi figlioli lì hanno fame. Dai calma, pigliava il giacchio, andava lì sotto ponti, tirava una giacchiata di lasche, cavedani, barbi e poi li portava a casa, si pulivano e si metteva in padella e si mangiava. E se un giorno lì era uguale. Capito? E il terzo qui, idem. Mi chiamo Lusci Geminiani Nilo. Sono nato a Nodica, comune di Vecchiano, nel 1927. C'era una famiglia di Geminiani che abitavano a Migliarino. E erano senza figlioli queste due persone. E decisero di adottare un bambino. Andarono a... Dove sono, non so, un orfanotrofio, non so dove sono. Insomma, scelsero questo ragazzo, un bimbotto di 4-5 anni. Era mio nonno. Come erano sui genitori adottivi, contadini, e rimase lui, contadino del Salviati. Ma era un uomo che sapeva leggere e scrivere a quel tempo. Che la sua calligrafia era mai quella di un notaio, non è che fosse di quelli che scarabocchiasse. E lui di fronte a Salviati e fascia valere le sue ragioni. E a Salviati, a dirlo chiaro, gli dava noia le gente che facevano, volevano essere loro
a dettare un po' le leggi, no, deve le subire. E con mio nonno non andava bene. A Macelli, a Pisa, c'era il mercato delle bestie e ci portavano vitelli a vendere a questo mercato. Sabbiati, insomma, due ce li portava mio nonno, due ce li portava un altro, uno per l'altro, insomma, a piedi. Ora prendi un po' un vitello di 6-7 vitali, che uno è uscito dalla stalla, portalo a Pisa, e veniva al fattore Baroccino a venderli. Gimignani dice, bisogna riportare vitelli a casa. E perché, dice mio nonno? Perché, dice, io voglio tanto. E il macellaio non mi ricorda. E mio nonno dice, no, dice, damogli. No, dice, voglio quello lì, dice, no, dice, si riporta vitelli a casa. Allora senta, se per me è venduti, dice mio nonno, se li vuole portare, se li porta lei, perché non ce li porto più. Che dici? Riunione tutti i contadini, mio nonno, tutti i contadini nel cinematografo laggiù, e chiedevano un compenso, dice, un contadino mi ha fatto in due, andava a portare a piedi queste bestie da giù. C'era duca, fattori, tutti là, sul parco e i contadini in platea. E allora andare in conclusione, gli davano 10 lire a vitello a portarli a Macelli. Non era un fondo al cinematografo. Quando scendo dal cinematografo vengono giù il duca, ministro, fattore. Ora disse il fattore a mio nonno, un bronzo da più, dice, ti si dà 10 lire, dice, a vitello a portare a Macelli. Dice, per lui non ci vai. Dice, guarda, ne do 10 a lei, dice, se li porti lei io vengo al baroncino per far lei. Però non era tutto di dire, perché ha detto sì, gli è che li deviava agli altri. Arrivarono a un punto quando venne nel 22, quando venne il fascismo, di maggio gli toccò prendere Baratta e Burattini e andare via. Lo mandarono via, non controllo più nessuno, sciopero non faccia più nessuno, perché se si fa così, poi si fa come Dio, si manda via. E fu misero lo stop a quella cosa lì. C'era una decina o 12 guardie aveva e tutto, c'aveva il capofattore, c'aveva il ministro, 3 o 4 sottofattori e tutto era legato assieme lì, col padrone, il fattore e le guardie. E laggiù con padroni eravamo bene, perché là bisognava filare diritti. Sapevano vita e miracoli dei contadini e anche del paese, i salviati. Il padrone la domenica andava a far giro delle massaie a tutte le case e guai a che non andava alla messa. Avevano creato un clima che bisognava andare alla messa tutti. O dolenti o non dolenti, bisogna andare alla messa. Come ieri alla messa non c'eri? Volevo essere salutato per il primo, eccellenza. Eccellenza sì, anche se c'era degli no. Sì, volevano rispetto, molto rispetto volevano. Erano bravissimi, volevano essere riveriti e era nostro dovere. Il custode che gli mandava la carrozza. E la, ci sarà mai capitato di dirgli, guardi eccellenza, stavolta mi viene di no, Io sono convinto delle capitate, ma non gliel'ha mai detto, mai detto! Sempre signor Zio. Loro volevano il suo rispetto, però rispettavano anche, questo sì. Io mi ricordo anche Pietro, quando veniva, che voleva il suo saluto, e a volte se non lo vedevamo lui diceva, sapete chi sono? Io sono il vostro padrone, allora non ci si scusava. Un contadino come alzava la testa e brontolava era via, fuori dal potere. Atto particolare, e Duca passava con la carrozza, si ferma in un cortile di contadini
E c'erano dei bambinacci di 6, 7, 8, 10, 12 anni, a giocare al pallone, o un pallonetto, a giocare a pompe, date questo pallone. Andò in casa del capoccia, di. Dice, bambini, sono tuoi? Se uno lo sanno di chi sono io, disse, vuole essere riverito. E invece i bambini sì, è meglio, andavano da sera a Luca, vanno a giocare al pallone. I padroni sono bravi, ma per loro, se una contadina aveva una figliola e gli sposavano, insomma, prima di sposare era stato interessante, mandavano via anche la famiglia, non ce ne volevano gli scandoli. Dovevi pigliare la moglie lì dentro, la dovevi trovare a fa' contadini. Non te lo diceva mia, però. Ti diceva mia, devi pigliare la tizia e la caia. E ha capito. Io mi sono sposata nel 40 e la duchessa madre mi ha fatto per regalo il vestito da sposa, il velo, il libro da messa, la corona e 200.000 lire dall'abitone per posta. Posso dirne solo bene. La mia socia dice, questa qui è il buon Gesù. Brava, è stata bravissima, una bimbina pulita. Sono venuti i duchi Salviati, donna Elisabetta che è morta, e volse vedere la bimba, eppure loro che erano una padrona mi toccavano dal lettino, portargliela giù, si era messa sulle gambe, come ci si divertiva questa duchessa con questa bambina, proprio sono stati bravi i padroni, sono stati bravi. Ogni anno veniva il fattore a fare le stime. Cos'era la stima? Era il bene che possedeva il contadino. Diceva, allora tu hai 10 bestie nella stalla, valgano tot, quindi hai un valore tot. Al tempo stesso io ti ho fornito questo, sei a mezzadria, il 50% è mio. Hai tanti polli, il 50% è mio, oltre alle regalie. Delle regalie che vennero smontate nell'immediato dopoguerra, faceva parte il prosciutto, il cappone, i fichi, i primi frutti, eccetera, eccetera, che andavano portati al coso. Di queste stime ne rilasciavano un libretto con la chiusura annuale. Numero 2 vacche da carne, con relativo importo. Numero 2 vacche ricoperte, con relativo importo. Una vitella e un torello, 2 capi. In base a tutto questo valore, una volta ripartito, si chiudeva il 15 febbraio del 1912 con un debito da parte del contadino di 215 lire e 89 centesimi. E vedo che qua giù ogni anno questo debito aumentava. Mio fratello, da ragazzo, lo chiamo una guardia anzarossore a Batacani del re, no? Poi dopo su, ci andai anch'io, avevo 12 anni. Lui era del 13 e io ero del 15. Poi è diventato, fatto la guerra d'Africa e poi passò maresciallo delle guardie e poi portafucili di Sua Maestà. E io restai al canile. Da ragazzo avevo cani, una ventina di cani, sempre di casa reale. Il re era appassionato alla caccia di conigliolo e al colombaccio e allo storno. E poi facevo le mazzacchere alla regia per andare all'anguille. La mazzacchera, io dico, pesci, sono vermi di terra, infilati, un filo e fatto una collana. Ma ne infilavo una sola, 10, 12, perché lei quando aveva tirato su 10 anguille cambiava mazzacchere. Cambiava. Politicamente, effettivamente, non, nel fascio non saranno mai interessati. E non sono mai stati nemmeno picchiati dalla mia famiglia da fascisti. Perché mia di politica non ne sapevano niente, né quasi nemmeno dopo. Pestaggi no, magari a Vecchiano sì, ma qui. Ma però sempre mio zio era sempre in lista per mandarlo al confine.
Chi sapeva la democrazia cos'era? Chi te lo spiegava? Nessuno. Chi ti stava vicino e te lo poteva dire senza farsi sentire, non lo sapeva. Se andavi fuori, la campana democratica non suonava mai. E sicché si cresceva così. La famiglia, insomma, di mia erano tutti repubblicani. Erano contro il fascismo da sempre. Senza troppa convinzione, magari si raccontava le barzellette antifasciste dal barbiere. E noi eravamo sempre quelli presi di mira. Poi mio babbo, difatti, si dovette segnare il fascio perché il fratello, se no, lo mandavano al confine. Il papà la stessa del fascio non l'ha mai avuta. Nelle elezioni del 1921 mio babbo aveva 23 anni. Le schede erano truccate e sapevano benissimo se tu votavi per loro o per no. E quindi appena uscito dal seggio elettorale l'accerchiarono in 7 perché avevano già visto che non aveva votato per il fascio. Nelle nostre realtà, all'infuori di qualche puntata che facevano le squadracce, quelle di Pontasserchio in modo particolare, poi c'era Arcarosi che stava a Filettole, che quelli erano proprio violenti al massimo. Un'altra volta le accuse di mio nonno. Che idee politiche aveva suo nonno? Comunista. Nei paesi invece c'era qualche coglioncione che voleva fare un po' così, gente anche piuttosto scarsa di cultura. E col manganello mandavano a letto, piscolavano le gente. Ebbe delle forti difficoltà in tempo del fascismo, ma sai che per dirgli cosa è successo, prima lo purgarono, lo picchiarono, gli fece il diavolo a quattro. E c'era il coprifuoco, E a letto, se ti trovavano per la strada, e gli erano briscoli. Ha capito? Una sera andarono in casa per fare cosa li pare, sti fascisti. Insomma, gli spararono di velata, gli spaccarono i denti lì, gli sfondarono il palato e gli si fermò il proiettile qua giù di dietro, dunque. L'avranno tirato per. Non tirarono mai nelle gambe per dire che si ferma. E dopo un basto, quella lì, per i tedeschi, e quello fecero i tedeschi per rifinire la faccenda. Quindi mai stato fascista e io ci ho sofferto, sinceramente, perché un ragazzo di 10 anni che andava a scuola dalle suore tutti i sabati, al sabato fascista, vedeva i suoi compagni di banco avere la divisa, avere il cappello con la nappa, e io niente. Perché la divisa fascista non me la volle mai comprare. Si faceva dei saggi di ginnastica che ci avevano insegnato alla scuola. Poi una volta o due ci hanno portato a vedere il campo d'aviazione lì a Metato, che c'era l'aereo siluranti. Un bel giorno lo chiamarono alla sede del fascio e lui diceva che non aveva soldi perché aveva la moglie sempre malata, ed era vero questo. E allora gli dettero la divisa per me gratis, pantaloni, camicia nera e cappello. E allora lui cosa fece? Il sabato non mi mandava più a scuola. A 18-19 anni pensavo già andare a far soldato e allora decisi di far domanda dei carabinieri. Il maresciallo dei carabinieri di Migliarino di quei tempi mi chiamò in caserma e mi disse: guarda Canarini, è tutto a posto, però c'è una postilla che tu per accettare la domanda ci vuole che il tuo papà ti iscrivi al partito fascista. E io vado a casa e lo spiego al mio babbo. E il mio babbo mi disse: guarda Raffaello, che io non sono propenso, per i figlioli si può fare tutto, però questa cosa lì è impossibile, non l'ho mai fatta, non la faccio nemmeno per te.
fiancheria motorizzata. 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 Si continuava a essere inquadrati, si continuava a sentire che Mussolini vinceva la guerra. Sino al 1943 la popolazione svolgeva la sua normale vita. Bisognava andare la domenica mattina a fare il piccolo Balilla e tutto lì. E, insomma, sembrava che il mondo non ci fosse, ma ci fosse un mondo solo, quello lì. Quello di sempre di sì e di andare tutti per lo stesso verso. Questo me lo ricordo. Il discorso cambia con l'8 settembre, perché l'8 settembre, quindi con l'armistizio, l'Italia veramente cade in un disastro totale. L'8 settembre sembrava di aver vinto, invece è da lì inviato tutto lo sfaceto. Dopo la caduta del fascismo furono liberati tantissimi antifascisti che erano al confino in carcere e quindi si incominciò a costituire i gruppi che poi furono quelli che costituirono il CLN. CLN provinciale è nato praticamente subito l'8 settembre a Pisa ed era rappresentato da tutti i partiti, dal Partito d'Azione, dalla Democrazia Cristiana, comunisti, socialisti, eccetera. E noi sembrava, sì, cioè meno male, è finito, è cascato il fascismo. Invece da lì poi era inviato tutto, sono venuti i tedeschi, si sono messi, ho detto, nelle case. Ci sono. Sul territorio, prima di giugno del 44, erano dislocate in modo particolare due grosse divisioni. La 162esima divisione di fanteria e la 19esima divisione della Luftwaffe. Queste due divisioni, dal giugno al settembre del 44, vennero sostituite dalla 16esima divisione Panzergrenadier Reichsführer SS. Quando poi si è cominciato a sentire piano piano che si avvicinava al fronte, sull'Arno e poi sul Serchio, allora lì era proprio il periodo più brutto, dove episodi di guerra, apparecchi, mitragliamenti, cannonate, ecco, quello è stato proprio il periodo più brutto che si è vissuto e che mi ricordo molto bene. Allora, correva la primavera dell'anno 1944 e sul territorio del nostro comune era ancora numerosa la presenza dell'esercito tedesco che era in lenta ritirata. Le truppe alleate, attestate sulla riva sinistra dell'Arno, con la loro avviazione cercavano di eliminare la resistenza tedesca per spianare l'avanzata del loro esercito verso l'Italia settentrionale. Fra ricordi veramente che toccano l'animo e che non mi passeranno mai dalla mente è quello della famiglia Moni. Mio nonno si chiamava Giulio Moni, diciamo, fratello si chiamava Piliseo. Famiglia Moni morirono tutti sotto le bombe in una località chiamata La Fossa, noi si chiamava La Fossa, era una zona fra Nodica e Migliarino, cioè Malaventre, la località era Malaventre. Loro fascisti, questo, il fratello del mio nonno, questo era di Venedicisi, quante volte faceva, gli si taglia la testa ai tedeschi, ce ne avevano due in casa, si va di là, gli si taglia la testa, e cosa se ne accorge? Si buttano nel pozzo nero, bello e finito. Sapere che a tre passi da dove eravamo noi è cascata una bomba e ha fatto fuori 11 persone tutte insieme, è stato proprio conoscere veramente la guerra che non ha senso. Allora eravano fatto, li chiamavano parascheggi, loro avevano fatto la guerra mondiale, li chiamavano, erano una certa esperienza. Le fosse le avevano sfondate, poi ci avevano messo dei pali sopra e poi con della paglia, erba, la terra e si entrava lì sotto quando tiravano, succedeva queste cose. Addirittura io ero assieme a loro. E loro stavano preparando per cenare. Avevano steso in terra una coperta perché mio nonno e mio zio qua li mangiavano senza la tovaglia, anche se ci avevano il pane e un po' del resto.
avevano messo questa tovaglia, avevano messo un po' di pane, eccetera, e rimane lì che io ero sempre con loro, mio nonno sempre. Rimane lì, no, vado a cercare mamma, vado a cercare mamma. E insomma, allontanai un po', e arrivò l'apparecchio e l'ammazzarono tutti. Sì. Io mi ricordo quando è tornato Ivo, che eravamo a giocare così con una palla di cencio in nel cortile di Vella dove abitavano loro. Bisognava che gli uomini gli andassero incontro per fargli capire un pochino alla volta, prepararlo a una tragedia del genere. Mentre poteva essere una giornata di grande felicità per Ivo, perché tornava nella sua famiglia. Sa Dio come se l'era preparata, questo qua ha dato proprio veramente via di testa, non ce la faceva più a capire che aveva lottato tanto, aveva avuto la guerra da qui a lì, aveva combattuto, se l'era scampata, è arrivata a casa convinto di dire: ora mi metto in pace con la mia famiglia. Non c'aveva più la sua famiglia, la guerra a casa, lontano da lui, gliel'aveva fatta fuori. Da quel punto lì poi la gente diciamo emigrò tutta, andò proprio nella bonifica, dove poi avvenne la strage che tutti sappiamo. Come il babbo di Lubiana, era mio babbo, erano altri due fratelli che li stavano sempre cercando, perché loro non erano, il fascismo lo odiavano. Allora venivano sempre a cercarli col nome, anche tedeschi, cercavano questi nomi, Ciucci Cherubino, che era mio babbo, poi più Ciucci Alfredo. Non si poteva più campare qui, perché loro dovevano stare sempre rifugiati. Allora si andò in bonifica. Sfollati, si fece delle baracche. Ma se che lei ci fosse stata una persona là per le bonifiche. La bonifica? Poi piano piano qualcuno si allontanò. Ma all'inizio c'era la fiera, era un paese. Paese di Vecchiano, Avane, Filetto, Le Nodi, le cinque frazioni. La stragrande maggioranza era emigrata nella bonifica. E saranno tutti uguali. Tutti uguali, eravamo tutti uguali poi. E quella gente di fuori che erano... Se quello non ce l'aveva e quell'altro ce l'aveva, le ne dava un po' per mangiare, si poteva farli morire di fame. Si poteva dire no, lo devi pigliare. Sì. Oh, lui era come noi. Eravamo un paese perché eravamo tutti là. Ma non erano mia insieme o noi, Ricci? No. E il Duca non era mia insieme o noi? No, nemmeno il Corsi. Ecco, bravo. Quelli che eravamo di Nodica, ce n'era pochi a casa, erano tutti là, perché come ripeto il paese era tutto occupato da tedeschi e qui dentro c'era il comando tedesco. Babbo, ci fa bonifica anche noi? Disse no, in bonifica non ci vengo perché ci va troppa gente. Si concentrano tutti in un luogo dove nessuno l'ha mai abitato. Cominciarono a venire a fare delle domande, storie, noi si dicevano che erano a lavorare, venivano coi nomi, i tedeschi, erano tedeschi che venivano, però i nomi, il nome i tedeschi non lo possono sapere, è come si chiamano. Io poi mi ricordo benissimo di questo particolare, che loro non ci stavano quasi mai con noi, perché anche in bonifica avevano fatto un rifugio, che andavano in questo rifugio e non ce li potevano trovare. Ma poi una mattina vennero con una carrozza il 14 d'agosto. Il giorno 14 invece è venuto proprio è l'epilogo più triste, non solo per me, che sono il nipote di chi uccisero, ma un epilogo perché non si può essere vili fino a quel punto. Il mio fratello era assieme a dei ragazzi che a quell'ora c'era la frutta e aveva una maglietta tutta piena di frutta, andava in giro con questi ragazzi per la bonifica, ma aveva 14 anni, insomma, diciamo era un bimbo, era un ragazzone però, 15. Sì, quasi 15, ma non era da rimpiattarsi perché era proprio bambino, si vedeva. E poi giocando con questi ragazzi e fu preso solamente lui. Gli altri no, lui solo. E pare anche ci sia stato dei fascisti assieme. È impossibile, se gioca tanti ragazzi tutti assieme, che devono prendere solamente lui.
perché si vede questi con la carrozza non erano solamente tedeschi, ma c'era anche qualche un altro che sapeva che sapevano che erano figli del mio babbo e del figlio di della Lubiana, del fratello della Lubiana. Li portarono via con la scusa, dice: guarda, dobbiamo andare a battere la vena per i cavalli. Ma è vecchio lui, gli disse la mizia. Presero chi trovarono, ecco, presero vecchi, difatti ce ne sono tanti vecchi, già mutilati dell'altra guerra. Presero chi era lì, che stavano tranquilli, che non ci pensavano, nascosti c'erano quelli più giovani, erano nascosti nei Gran Turchi. Io bambino stesso mi hanno preso tedeschi, perché stavo sempre rimpiattati, quelli giovani. E questi anziani, mio nonno, gente di 70 anni, 75 anni, giù di lì, e via, e giravano, davano, non so, a cercare la frutta per la famiglia. Questa mattina venne dei tedeschi e presero mio nonno e altri, tutti li trovarono, anche dei giovani. Dicevano: la portati via, diceva, sono andati per andare a prendere la carria alla vena per portarla a cavalli. E mio nonno gli dissero: via, monta su insieme a tutti gli altri che andiamo a battere la biada, la vena, in fondo allo stradone. Ma non era proprio vero nulla, che era prevedibile. A noi bambini no, ma le donne cominciarono a piangere, perché avevano capito, sulla carretta c'avevano una mitragliatrice piazzata. Insieme ad altri che avevano rapito e che erano sulla carretta c'erano due ragazzi, i cugini Ciucci, che avevano solo 15 anni, quindi noi li conoscevamo, erano nostri amici. Loro ridevano perché erano inconsapevoli di quello che era poi. Stavano sempre insieme, mio fratello, si vede il suo destino era quello. Che chi li voleva non erano cugini, erano come fratelli, sempre insieme. Davano una bicicletta a scuola a Pisa insieme, sempre insieme. E sono dovuti morire anche insieme. E io li vidi passare, era una fossa rimpiattata lì. Vidi passare, però non conobbi chi era. Questa quindicina o 20 persone con i tedeschi. Si sentiva delle voci, delle grida, ma non si capiva bene. In quanto 10 minuti nemmeno, sentì delle scale di mitra e un urlio un urlio. Quando poi si sentì tutto quello, la mitragliatrice che sparava, e tutte quelle grida, non credo che possa passare. C'era un posto, un fosso, dove c'era dei tavoloni, una passerella per andare di là dal fosso, quando furono tutti su questa tavola. Non si sentì più mitragliare e si disse: si va un po' a vedere. Dice: ma vieni anche te, ti ci porto anche te, si va a vedere se si trova. Gli si dice che è un ragazzo, che è un bambino. E si andava dove il fosso, diciamo, erano presi, che l'avevano portati tutti via. Disse: guarda mamma, c'è tanti colori. Come mai? Si vede, hanno avuto paura, lavavano panni perché l'acqua era chiara. Hanno avuto paura delle mitraglia e hanno lasciato tutte queste robe senza finirle di lavare. E io mi sono affacciata e c'era mio fratello. Io l'ho visto bene. I panni rimanevano a galla, i corpi andavano giù perché l'acqua non era che era tanto. E invece erano tutti morti. Quanto mezz'ora dopo, la mia mamma ed altre donne che erano disperate perché avevano capito se era successo, andarono incontro a quelli che tornavano dopo aver fatto l'eccidio, e appunto mentre le donne piangevano disperate, gli altri gli ridevano sulla faccia e gli dicevano: cane di italiano, cane, e basta, e gli ridevano a un palmo dal naso. La mia mamma, insieme ad altre due o tre donne, quella del Gemignani e altre,
e il prete di Nodica arrivarono per prime sul Fosso Reale e lì trovarono nell'acqua, non dell'acqua ma del sangue. Cioè, mio fratello aveva un colpo qui, si era fermato qui e poi nelle spalle. A lui non era sciupato per niente, invece mio cugino era sciupato in faccia. Mi dovettero sopperire al seppellimento di queste 17 persone e queste tre donne che andarono nel cimitero di Nodia fecero una fossa e li seppellirono tutti nella stessa fossa, solo avvolti in un lenzuolo. Io mi ricordo di aver visto solo un lenzuolo alzato con la salma del mio nonno, ma per tutto il sangue che ci aveva addosso, poi ebbi uno svenimento e mi ricordo che quando tornai a capire qualcosa, ormai avevano finito di trasportare questi morti. Pare se ne salvasse tre, perché lì eravamo presi 20 e ne morti 17. E mio nonno era nel branco e, come gli dicevo, ce la fece a scappare. C'è anche un vecchio, senz'altro era cascato dalla paura, dentro c'era le cannelle, no? Sul fosso. Che era cascato lì dentro un vecchio di 80 anni, si era salvato, ma perché senz'altro andava sentito sparare. 80 anni a quel tempo erano tanti, sono tanti anche ora, ma a quel tempo erano di più. E era vecchio già, aveva già una certa età, e c'aveva questa palletta, ci aveva messo due coveri, due poponi. Ci aveva messo un po' di grano, perché si portava via tutta la roba che ci voleva. E l'aveva a spalle, allora andarono a attraversare questo fossetto, quelli vi erano la metraglia, ammazzarli via. E lui buttò terra lì, c'era questo canneto, ci si infilò dentro e scappò. Che mio nonno è stato 4 o 5 giorni sotto una coperta in questa panna, diceva guai se di te sono a casa. Se lo sanno, mi rivengono a prendere, mi ammazzano anche me. E no? A poca distanza ne fucilarono dell'altri. Il mio fratello sul Fosso Reale, loro invece da un'altra parte, un po' più avanti. Lì alla fattoria dove noi abitavamo all'epoca, tutti i giorni sistematicamente venivano i tedeschi, quando a portare a prendere questo, quando a prendere quello, quando a prendere quell'altro, tutti i giorni c'erano. Per conseguenza, tanto io come altri sfollati, non è che si prendesse delle misure, so, come nascondersi, eccetera, perché venivano, prendevano quello che gli serviva e andavano via. E invece quella mattina lì vennero e invece di fare il solito lavoro ci portarono via. Dopo che fecero quella cosa lì, quella strage lì, dei tedeschi, di quelli che mettevano, però non si vede più. Erano gli ultimi a lasciare, e tutti erano bruciati dietro a sé. Anzi, fu un'altra cosa, forse lo fece apposta per mettere paura anche, perché quello fu il 14 d'agosto che fecero la strage in bonifica. Dopo il 16-17 d'agosto misero manifesti dove fecero un bando. Gli uomini da 18 a 50 anni entro il 20 d'agosto si devono presentare al comune. Sì, questi furono i primi rastrellamenti. E poi subito dopo misero il bando, perché con quello facevano prima, perché chi si presentava si presentava, chi lo trovava gli sparavano, era bello fatto. Il bando venne affisso sui muri per tutto il comune di Vecchiano il 17 agosto, obbligava tutti gli uomini dai 15 ai 50 anni di consegnarsi pena la fucilazione. Chi non si presenta e viene trovato dopo, viene passato per le armi e dice la gente, vede quello che hanno fatto. E
e poi vedi senti leggere questi manifesti scritti in quella maniera, ma le persone ci andavano come le pecore al comune, e lì mettevano in fila e li portavano a Lucca. Da Lucca li smistavano in Germania. L'8 agosto ci portarono subito sulla via di Lucca, difatti si fece tappa, per modo di dire, a Filettole, e di lì si arrivò a Lucca alla Casa Pia. E poi fummo caricati sui camion e per la Porrettana si arrivò a Fossoli. Quando si arrivò dopo Fossoli ci portarono a Modena per la visita. E sicché la paura di essere diviso da mio padre si stabilì una condotta. Dio, te vai prima di me. Se te ti danno il numero uno per la Germania, allora io vengo subito dopo. Quando mi domandano di uno nulla, di uno nulla, e mi danno il numero uno, che a me si va insieme. Io, se ti danno il 2, cercherò di accusare qualche cosa, se gioverà. Ed infatti così si fece, tutti e due il numero uno, e si andò appunto abilitati per la Germania. Dall'8 di agosto che sono stato catturato, il 18 di agosto ero vicino Francoforte. Allora una bella mattina arrivò un camion di pale e picchi, una a testa, e si facevano i collegamenti fra i fortini della linea Siffredo. La popolazione ci ha aiutato, perché appunto io ho detto sempre che io maledirò sempre i tedeschi che mi hanno levato un anno di vita e mi hanno imposto sofferenze inenarrabili, proprio perché a pregare il Padre Eterno che ci portasse via, perché non se ne poteva più. E d'altra parte devo anche ringraziare quella parte di tedeschi che, se io ho riportato a casa mio padre, perché i tedeschi mi hanno aiutato. A forza di scappare di notte non si riusciva mai a dormire. Quindi io mi ricordo che i sonni più tranquilli l'ho fatti nelle fosse. Proprio questo. E quindi mi beccai il soprannome di Mangia e Dormi. Perché si riusciva anche, ecco, voglio dire, scappare e avere per mano la mamma, che povera donna non ce l'ho più. E, insomma, voleva dire un po' di tranquillità. A 11 anni la mamma ti tiene per mano, è tutta un'altra storia. Io riuscivo anche a addormentarmi nelle fosse. Anche io bengala sopra che ti illuminavano a giorno migliarino, si vedeva come se fosse mezzogiorno, uguale. Quelli, quando arrivò l'americani, per me bambino, una persona anziana, forse la vissuta un più tranquillità, ma un come me di 14-15 anni, per dire da essere morta, essere la vita. Poi gli americani sapevano anche fare le prime colonne che arrivò, ma ci avevano cami cari di cioccolate, cingomme, ma quel che ci poteva essere nel mondo, pane, così buttata là a branchi della gente. Qui si va ora. E poi cominciarono subito, dopo 2 giorni, 3 giorni, a prendere i tedeschi, rattellavano, li portavano via, e loro chiamavano se uno voleva lavorare, magari anche a fare delle stupidaggini, però ti tenevano a lavorare e ti davano a mangiare, ti davano qualche soldaretto. Sì, qui ora siamo passati da. Hai capito? Com'è? Le stragi che perpetrarono in questo territorio furono diverse e dislocate nelle diverse frazioni, Nodica, Filettole, Migliarino.
E quando è successo l'episodio di Nodica, c'era una pattuglia tedesca che passava di lì e chi ha incontrato l'ha presi e l'ha fucilati senza nessuna giustificazione, perché lì non c'è stata, diciamo, una rappresaglia. Le persone che vennero prese, catturate e poi uccise queste stragi erano persone comuni, quindi braccianti, contadini, operai, che semplicemente non avevano niente a che fare con l'attività partigiana. Non ci fu nessuna, a differenza di quelle successe alle forze ardiatine in tanti altri punti, non ci fu niente, nulla di cosiddetti partigiani che avessero fatto, che avessero graffiato un tedesco, che avessero fatto un attentato, niente, nulla, zero. E quindi proprio era soltanto un fatto da parte dei nazisti, ma anche da parte dei collaborazionisti repubblichini, di creare il terrore fra la popolazione. Sicuramente non conoscevano nemmeno i partigiani della zona, quindi erano proprio al di fuori di ogni comunque attività insurrezionale, o quindi comunque che avessero una voce contro, una presa di posizione contro i tedeschi. Bisogna nella ritirata spaventare la gente, uccidere, lasciare dietro di noi morte e distruzione. Si dice che i tedeschi, vedendo tutte le persone che uscivano dal paese e andavano nella bonifica, si dice che pensassero che volessero fare resistenza, ma questo non è plausibile, perché quando hanno ammazzato gente, ragazzi e vecchi. Ma la cosa ancora più terribile è che si aspetta ancora a 60 anni che questa gente abbia giustizia, perché chi è passato da Nodica, chi ha commesso questi delitti, ha un nome e cognome. E ci sono anche fascicoli dove c'è scritto tutto quello che è successo e dove c'è scritto qual era il battaglione, chi era il comandante che ha condotto queste rappresaglie o che ha condotto queste stragi. E forse non avremo mai la possibilità di conoscere chi sono questi assassini, che senz'altro fino ad ora hanno campato tranquilli nei loro paesi, forse sono morti di vecchiaia, ma non hanno mai pagato quello che hanno commesso. Radio alle 15:15, un aggiornamento autostrada 9, traffico. Bisogna anche ricercare le piccole stragi, anche l'episodio dove è morto uno, soltanto nelle mura di Pisa sono morti 42 persone e nessuno credo sappia. Io credo non sappia nessuno cosa è successo nel periodo di guerra. Così come pochi, escluso i superstiti, escluso gli abitanti di Nodica, perché ogni anno andiamo a portare la corona, poi nessun altro conosca questo episodio di Nodica. Noi abbiamo bisogno di farli conoscere, in particolare ai giovani. È necessario che si vada indietro con la memoria proprio per raccontare. Ci racconta perché c'è questo buco nella foto? Io ero qui perché lì c'era un tedesco, io, dalla disgrazia che ho avuto questo tedesco in casa mia, non ce lo volevo, anche se non ero colpevole, ma non ce lo volevo, ecco. Volevo che in casa mia non ci stasse un tedesco, ho ragione o no? Sono stata colpita, no? Ecco, avevo 26 anni. Il ministro dell'agricoltura ha visitato la bonifica delle campagne pisane ed ha ricevuto il gonfalone del comune di Vecchiano, raffigurante un colosso saldamente appoggiato al monte con i piedi nel mare. Egli è il Serchio, fiume denso di storia e di sacrificio, le cui genti sono votate con solerte audacia alla causa fascista. Questa è terra d'acqua, il lago, il fiume ed il mare la circondano quasi a nasconderla allo sguardo. L'acqua è il destino di questa terra e a volte è la sua condanna. Ma la tecnica ed il lavoro
porteranno a queste genti la certezza della vittoria sugli elementi, un nuovo spazio vitale e nuove prospettive per il futuro. Il ministro dell'agricoltura ha visitato la bonifica delle campagne pisane ed ha ricevuto il gonfalone del comune di Vecchiano, raffigurante un colosso saldamente appoggiato al monte con i piedi nel mare. Egli è il Serchio, fiume denso di storia e di sacrificio, le cui genti sono votate con solerte audacia alla causa fascista. Tranquilla, ti faccia da culla, ti cada negli occhi e nel cuore, ti faccia vedere e sentire più bello, ti faccia sentire il calore. Che questa canzone un po' triste ti parli anche di cose mai viste, di tutte le notti che dovranno venire, ti sia di conforto, dolce porto in mano. Canzone autunnale, ti porti il sapore.